Sono parecchio arrabbiato, infatti anche la signora dice, ma chi mi ha chiesto ora se si riabbassava, io non lo so. Tutti danno la colpa a questa guerra, ma secondo me non è questa guerra che c'è in Ucraina, c'è qualche altra cosa sotto. Il caro carburanti preoccupa non poco sia i cittadini, quindi gli automobilisti, i camionisti, che i proprietari o gestori dei distributori di carburante. Gli aumenti si registrano un po' dappertutto e su tutti i tipi di carburante. C'è anche chi, ad esempio in città, ha già deciso di sospendere l'erogazione del gas metano. Qui siamo in un distributore in città, l'indicatore dei prezzi segna appunto zero perché il gestore ha deciso di sospendere l'erogazione. Non è così ovviamente nella maggior parte dei casi, ma sicuramente il caro carburante sta creando non pochi grattacapi. Certo, la preoccupazione c'è, perché dove andiamo a finire? Cioè, se la gente smette di non avere soldi in tasca, alla fine noi smettiamo di vendere e anch'io sono costretto a ridurre il personale e tutto il resto, purtroppo. Perché così non si va più avanti. Dispiace soltanto che una nazione viene attaccata e sta pagando le conseguenze. Penso che l'economia, penso non solo italiana ma anche di tutti i paesi d'Europa, non sarà certamente migliorare ma peggiorerà. Se non si ferma questa guerra sarà un gran problema. Ci sono frigoriferi, compressori e quant'altro, quindi vendendone poco a livelli, insomma, il metano sale tantissimo. Ci conviene sicuramente chiudere e non erogare. Noi fortunatamente nell'area di servizio in questo momento siamo abbastanza concorrenziali per quanto riguarda il prezzo del metano. Fa piacere rimanere aperti, però ovviamente in questa situazione così è veramente pesante, insomma, direi. Ecco, lei ha detto pieno zeppo, cioè mettiamocene più che si può perché sennò poi aumenta. Sì, esatto. Proprio per, sì, il senso è questo.